figment of your fantasy. You know I'm real, but still you seem confused and strange. Your life's been changed, being changed by mistake. Tell me how, and does the color of my eyes disturb you now? It be the silence of my touch, there's nothing's wrong. So you are gone with mistake. Dai, piantala. Non stare lì a fare l'offesa. Sono stata fuori soltanto 5 giorni. Ogni tanto anch'io ho bisogno di un po' di relax. E poi lo sai che faccio una vita d'inferno. Ma il mio Felix non lo dimentico. Io voglio bene solo a te. Pamela. Potremmo incontrarci quando rientra da Parigi. Sono sempre Giorgio. Richiamo. Parla Visone. Devo assolutamente parlarti. È urgente. Giorgio, richiamo. Serata di schifo, basta guardarsi in giro, c'è un raduno bestiale di balordi e di morti di fame. Se non mi sparo giù una pasticca, do fuori di testa. Venga con me.
Complimenti, è un bellissimo appartamento. Stupita? No, non c'è mai niente che riesca a stupirmi. Non abbiamo ancora parlato di denaro. Ne possiamo parlare dopo. Non c'è problema. Tra poco qui arriverà una signora, una mia amica. Lei farà ciò che le dico, esattamente. Le ripeto, non c'è niente che riesca a stupirmi. Vede, a una certa età si diventa un po' complicati. Ma io le adoro le complicazioni. Comincia a spogliarsi. Sei stupenda stasera. Ti ringrazio. Questo vestito nero ti dona molto. Lo sai che sotto il vestito non porto niente. Ti trovo divina quando ti vesti di nero. Si rivesta. Troverà 1.000.000 nella sua borsetta. Ho beccato un cliente che ci aspetta in albergo. Ha detto che vuole fare una cosetta a tre. Guarda che per meno di 500.000 io non marcio. Gliel'ho dato nel pensiero, è quello che offre. 500 a testa. Raccontami il genere, ma in due parole. Oh, è tedesco, è ricco e grasso. Mi scusi? Il signor Reinhardt. Posso avere i documenti? Camera 402. Ciao. Lei è la mia amica, è appena arrivata da Parigi. Ah. Bene, io adoro le francesine. Fantastico. Le delusioni alle 3 del mattino possono provocare l'insonnia. I soldi anticipati. È la regola. Niente lire italiane, solo dollari. Non ci spaventano. Se ci dai il doppio restiamo anche tutta la notte. Detesto dormire con la gente che non conosco. Sapessi come ti capisco. Allora, hai già deciso con chi vuoi cominciare? Con te? E con lei? Non è previsto dal regolamento. Io ne ho pagate 2. E ora basta con le chiacchiere. Forza, spogliatevi.
però aspettami che torno. Allora, questo barbon. Che ti prende? Non ce la fai a carburare senza l'alcol? Ha già fatto tutto. È uno di quelli che piacciono a noi. Tieni, Speedy Gonzales. Tutte le volte la stessa storia. Mi fate schifo, voi puttane. Senti, mister, ti dovrei dire una cosa. Che cosa? Oh, adesso magari tu t'arrabbi, ma è stato più forte di me. Coraggio. Giuro che non mi arrabbio. Lo so che non avrei dovuto, ma quello lì era proprio stronzo. L'hai visto, no? Ehi, tu. Chi, io? Sì, tu. Quanto vuoi per la serata? Ma come? Prima cerchi di ammazzarmi e poi mi vorresti rimorchiare. Ma scusa, perché mi hai preso? 200.000 ti bastano? Io dico che ti ha preso per quella che sei. Fai 400. E sono tua fino a domani mattina. Ok, tanto non ho sonno. Coraggio. Seguimi. E io come ci torno a casa? A piedi? Prendi un taxi. Ma aspetta, ti stavo dicendo una cosa importante. Ciao. Allora, Reiner, dove sono questi negativi? Erano nell'accendino, ma l'ho perduto. È un errore molto grave. Ho cercato dappertutto, ma non salta fuori. L'unica spiegazione possibile è che quelle me l'hanno rubato. Chi sarebbero quelle? Ieri sera sono venute qui due ragazze. Due puttane? Lo so, non dovevo. Esatto, non dovevi. Sarà stata una di quelle, avrà visto un accendino d'oro e... Sapresti ritrovarle? Non lo so, battono in via Veneto. Una era bionda e una era bruna. Lei mi lasci tempo e giuro che le ripesco. Spegni la televisione, non riesco a pensare. Mi dispiace, è la regola. Mai lasciarsi niente alle spalle.
da me al locale. Buonasera. Ehi, mister. L'altra sera non c'eri al mio incontro. Ti ho visto in televisione. Io credevo che l'avresti steso subito. Sì, potevo farlo, ma l'ho voluto risparmiare. Beh, certo che se hai il cuore grande come hai i muscoli. C'ho un gancio sinistro che è un martello. Vai, Duca, senti che roccia. Una sera bisogna che ti controlli i muscoli, uno per uno, con calma. Perché non stasera? Perché stasera ha un appuntamento con me. Ciao, mister. Ecco il vantaggio di essere il padrone del locale. Non è così, Bison? Uno li deve sfruttare, i vantaggi che ha. E io voglio avere il vantaggio di fare due chiacchiere da sola con il capo. Biondina, hai sentito? Parcheggiate al bar. Fila. È questo che mi piace di te, Visone. Tu sai essere così romantico. Perché non sei passata subito appena tornata? Così ti ho dato il tempo per riflettere. Io ci ho riflettuto. Adesso devi cominciare a riflettere tu. L'affitto è scaduto. Io veramente non mi ricordo di averti affittato niente. Cerca di concentrarti un po'. Secondo te di chi sono quei 10 fetenti metri di marciapiede dove lavori? Ti chiami Visone o Comune di Roma? Voglio 1 milione al mese. Chiaro? Vai a fare in culo. Senti, tanti anni fa conoscevo una certa Samantha, o era Vanessa. Aveva degli stupendi capelli rosso fuoco, tanto che una sera presero fuoco sul serio. Sì, era Samantha. Vanessa si fece 6 piani impicchiata nella tromba delle scale. Bison, tu non ci crederai, ma io adoro questo genere di storie. Le leggo tutte le sere, prima di andare a dormire. Ti potrei sempre fare uno sfregio permanente su quel tuo visino. E io potrei sempre farti scopare gratis, una volta al mese. Ma niente affitto. Allora, prendere o lasciare. Non credi di costare cara? Sono la migliore. Bene. Allora facciamo 2 volte al mese. Ok, per me. Sempre che tu riesca a farti la seconda. Hai già guardato nella borsetta? Perché? L'accendino. Ma quale accendino? Senti, aspettami, dopo te lo dico. Eccoci qua. Soldi in anticipo, è la regola. Hai da accendere? Che ti prende? Sei nervoso? Thank you.
te lo dico. Senti, passa domani, sto giù di corda. Polizia, devo parlarle. Era la mia migliore amica. Sì, lo so. È l'unico indizio che ho messo insieme. Il guaio è che è l'unico. Sa che è un profumo che farebbe arrabbiare anche un prete? Entri pure, eh? Può fare lo spiritoso anche stando seduto. Giù alla squadra omicidi mi chiamano Colt. Io invece mi chiamo Mister. Come mai? È un mistero. C'è da mistero. Fascino francese. Una volta a Parigi mi lasciai tentare e andai in un ristorante. Purtroppo la cucina francese ha qualcosa di indigesto. Naturalmente mi riferisco al conto. La classe è una cosa che ha il suo prezzo. I lussi bisogna poterseli permettere. Ci rinuncio volentieri. Che cosa vuole sapere? Ha mai visto quei polizieschi che danno in TV? L'ispettore entra, fa delle domande. Qualcuno risponde, qualcuno dice bugie. E si va avanti per 50 minuti finché l'ispettore non scopre l'assassino. Io sono una di quelle che non sa niente. Io non le ho ancora chiesto niente. Comunque, io non so niente. Pamela aveva un protettore? Lo chiede a quelli della buon costume, loro sanno tutto. Scommetto che non ama i poliziotti. Diciamo che non mi entusiasmano. Non chiedo tanto, ma guardi che se insiste rischia di passare dei guai. Nel codice si chiama testimonianza reticente. E fa scattare le manette, lo sa? Senta, ma perché continua a tormentarmi? Non potrebbe lasciarmi in pace. Non ho niente da dire. E anche se l'avessi, non lo direi lo stesso. Quando l'ha vista per l'ultima volta? Ha ragione lei, non li amo i poliziotti. Sempre in quei telefilm di cui stavamo parlando prima. Se una testimone si cuce la bocca, l'ispettore si allaccia il trench ed esce, senza voltarsi indietro. Oppure in altri casi dice... Sta a sentire bene, stronza. Fatti uscire il fiato, se no ti ritrovi con le chiappe dietro le sbarre. Guarda, che io lo conosco il genere. Il copione del poliziotto con la puttana. Di solito lui la sbatte nuda sul letto. Dai, avanti, sbrighiamoci. Così ci leviamo immediatamente il pensiero. Non funziona con me. Io cerco il genere esotico. Quelle con la pelle colorata. Il bianco mi intristisce. E c'è un'altra cosa. Io non faccio questo lavoro per scopare. Senti, se ci ripensi e ti viene voglia di parlare, fammi un fischio. Poi l'ispettore si allontana dicendo: stia comoda, conosco la strada. Serata fiacca, mister? Meglio così. Stasera non ho voglia di lavorare. Tu ci pensi mai alla morte? Ogni tanto mi capita. Io non ci penso mai. Però quando ci penso, mi fa paura. Tu a Pamela le volevi bene, vero? Eravate molto amiche. Di vere come lei ce n'erano poche. Ah già. Era una brava ragazza. Era sprecata a fare questa vita. E anche tu. Nessuna impronta, nessuna traccia, niente. Ho qui gli esami fatti sotto le unghie della ragazza. Né tracce di cibo, né capelli, né fibre di stoffa. Evidentemente non c'è stata colluttazione. Colt, c'è una per te sul diretto. Tieni. Pronto? Sono Mister. Sai, ho cambiato idea. Devo parlarti immediatamente. Stanno accadendo delle strane cose. No, preferisco raccontarti tutto a voce.
Stavolta credo di poterti essere utile. Sì, da me. Polizia! Uno almeno l'abbiamo preso. Perquisite la casa. Ma è il mio boxer. Ah, c'è da stare allegri. L'ha giusto da una parte e lo bucate dall'altra. Lei sa, dottore, che questo è un individuo pericoloso. Come mai ha accaduto? Aspettami, dopo te lo dico. Visto che succede a chi tiene la bocca chiusa. Ti avverto però che casa mia è un buco. Non ti preoccupare. Non sto cercando il lusso. Cerco protezione. Vuota il sacco, sono tutto orecchie. Sai di quel tedesco ammazzato in albergo? Sì. Se ne sta occupando la Criminal Pol. A noi la notizia della morte ci è stata data con un giorno di ritardo. Beh, io con quello ci sono stata la sera prima che lo facessero fuori. Te ne eri innamorata? C'era anche Pamela insieme a me. Finimmo nel suo albergo e lui ci coprì di soldi. Certo, ci sono parecchie coincidenze. Fanno fuori il tedesco. E la sera dopo tolgono di mezzo anche Pamela. E stasera cercano di buttarmi giù da un tetto. È evidente che in tutto questo c'è un legame. Ma quale? Sei tu l'ispettore.
Di un po', ma tu quanto guadagni al giorno? Parecchio. Lo fai per i soldi? Fame. Non troverai niente nel frigorifero. Se invece hai sete, idem, a parte l'acqua del rubinetto. Dicono che fa benissimo alla pelle. Ma se hai sonno, beh, sono organizzatissimo. Io mi faccio una doccia, se si fa vivo qualche assassino, vince un'altra rivoltella. Chi saresti? Un'amica di Colt. Colt dov'è? Sta facendo la doccia. E tu chi sei? Anch'io sono un'amica di Colt. Colt ha un sacco di amiche. Sta a sentire, Diana Ross. Lo so cosa ti stai chiedendo. Questa stanotte dorme qui? Beh, la risposta è affermativa. Digli da parte mia che è un gran bastardo. Lo sai che è passata una tua amica? Dove? Qui. Non era niente male. Chi era, Marta? Non si è presentata, però era molto colorata. E adesso dove è andata? E che ne so. Ma perché non le hai detto di aspettare? Avevo paura di perdere il posto. No, quello è il posto mio. Va bene, dormo sulla poltrona. Il letto è abbastanza grande per tutti e due. Io dormo solo con chi mi paga. Potrei anche pagare. Così dopo avrei il diritto di sbatterti fuori. Lascia stare, sono troppo cara per te. Senti, mi presti un pigiama? Nel cassetto. Voltati. Anche per guardare bisogna pagare? Certo. Guarda che ti vedo, che mi vedi. Non aver paura. Te l'ho detto, non ti salto addosso. Le bianche non mi piacciono. Forse sono un po' razzista. Anch'io. Mi piacciono solo quelli di cui mi innamoro. Credevo che le puttane non si innamorassero. Lo dicono anche di voi poliziotti. Beh, allora sogni d'oro. Sono 3 giorni esatti che indago sull'omicidio di una giovane mondana scozzata nel suo appartamento per apparenti motivi sessuali. Ma in realtà gli indizi che ho raccolto conducono altrove, dottor Levy. 1. 2 squillo che battono a Via Veneto vanno a trovare in albergo un certo Reinhardt. 2. La mattina dopo Reinhardt viene assassinato e voi della Criminal Pol iniziate le indagini. 3. La stessa sera Pamela, una delle squillo, viene uccisa. 4. Il giorno dopo l'altra squillo, Mister, sta per subire la stessa sorte di Pamela, ma gli arrivi in tempo e l'assassino fugge. 5. Anche un dilettante riuscirebbe a dedurre che gli omicidi hanno un denominatore comune. Le faccio le mie congratulazioni, ispettore. Lei sta dimostrando delle ottime qualità professionali. Considerando la sua giovane età, si sta avviando verso una splendida carriera. Complimenti sul serio, un lavoro molto meticoloso. Abbiamo un altro indizio.
L'assassino ha una spider nera. Ah, sì? Sì, ho già messo a lavoro i miei uomini. Stanno setacciando tutte le spider nere immatricolate a Roma. Allora cominci dalla mia. Anch'io ho una spider nera. Una in meno da controllare. Bene. Vede, ispettore, il caso Reinhardt è un affare che scotta molto. Ed è per questo che ce ne occupiamo noi. Ma la prego, non mi chieda dettagli. La faccenda è top secret. A questo punto, la squadra omicidi si deve mettere da parte. Visto che esistono dei collegamenti evidenti tra i due omicidi, io e i miei uomini ci occuperemo anche del vostro caso. È che non mi piace lasciare un'indagine a metà. Neanche a me. Ad accendere. Accidenti. Vi trattano proprio bene giù alla omicidi, eh? Molto elegante. È roba da sceicco arabo, oro massiccio. Non è mia. È di una mia amica. Se posso azzardare un'ipotesi, la sua amica è una puttana di gran classe. Se vuole dare un'occhiata ai reperti e alle analisi della scientifica, è tutto giù nel mio ufficio. Volentieri. Comunque io ho quasi la certezza che l'assassino abbia le ore contate. In quanto alla signorina Mister, può dormire tranquilla. Da oggi in poi ci penserò io a proteggerla, personalmente. Pronto? Buongiorno. Ciao, Colt. Stavi dormendo? No, sono sveglia da un pezzo. Che stai facendo? Sto facendo colazione. Insomma, ci sto provando. Come ti senti? Hai dormito bene? Mica tanto. Russi come un orso. Ma lo sai che sulle poltrone si dorme benissimo? Ci sono novità? Sì, mi hanno esonerato dalle indagini. Se ne occupano quelli della Criminal Porta oggi. E a me chi mi protegge? Loro. Comunque c'è la pistola del manichino per ogni evenienza. Torna a casa e sta tranquilla. Se hai bisogno di me, sai dove trovarmi. Resti in questura fino a tardi. A proposito, ho preso il tuo accendino per sbaglio. Guarda che sei tu che ti sbagli. Io non fumo. Deve essere di Diana Ross. Ehi, Colt. Ha infilato un coltello in pancia al suo migliore amico. Ti devo lasciare, è arrivato adesso un cliente. Ciao. Il tuo migliore amico, eh? Fai una sola mossa, ti buco la pancia. Tu non sei Mister. Le faccio io le domande. Chi sei tu? Il fratello di Pamela. Ci siamo conosciuti al mare, non ti ricordi più.
Andavo a mangiare in quel posto sulla spiaggia e Pamela si prese una bella sbronzata. Non ti ricordi? Sì, adesso mi ricordo. Fu una giornata bellissima. C'era una ragazza con te. Certo, è mia moglie adesso. Scusami, ma dopo quello che è successo non voglio correre rischi. Grazie di esserti occupata del funerale. Gli volevo molto bene. Io le avevo sempre detto che era una vita rischiosa, ma lei da quell'orecchio non ci sentiva. Io adesso devo andare. Ciao. Mister, dammi retta. Se fossi in te cambierei vita. Sono venuto a riscuotere l'affitto. Lo sai, fare l'amore con te è come bere in un bicchiere di carta. Non senti il gusto. Eri tu che dovevi pagare l'affitto. Io ho solo riscosso. Hai guardato nella borsetta? Perché? L'accendino. Ma quale accendino? A proposito, ho preso il tuo accendino per sbaglio. Devo andare a trovare un amico. Mi dai un passaporto? Ehi, mister. Non te la farai coi poliziotti adesso? Sì, sto cercando marito. Ci vediamo. Contaci. C'è Colt in giro? No, è andato a casa. Ma comunque, se lei non sa proprio come finire la serata, anch'io sto staccando. Posso fare una telefonata, tesoro? Quando esce, spenga la luce. Dai, Marta, non facciamone una tragedia. Era solo un'amica, te lo giuro. Senti, ho voglia di vederti. Vieni qua e ne parliamo, eh? Pronto? Sono Levi. Sono nel suo ufficio. L'accendino qui non c'è. Ho guardato dappertutto, ma purtroppo non salta fuori. Ora non mi rimane altro che andarlo a cercare a casa sua. Sta tranquillo, lo recupererò. E chiuderò personalmente la faccenda. Ciao. Thank you.
Fermate quell'uomo, è un assassino! Davvero? Io ho sempre saputo che è il capo della Criminal Pol. Le dovrei parlare. Entri, che cosa è successo? Avrei bisogno del suo accendino. Quale accendino? Quello che aveva oggi nel mio ufficio, non ricorda? Ma che cosa fai, impazzito? Non ho tempo da perdere e non mi piace discutere. Così va meglio. Allora è lei che ha cercato di uccidere Mister? Sì. È solo che purtroppo ci si è messo di mezzo un ispettore un po' troppo ficcanaso. Sono spiacente. Sì. Mi dispiace molto, Colt. Ma la sua indiscrezione ha purtroppo creato degli spiacevoli imbarazzi in un ambiente, come dire, di persone molto in alto. Li chiamano agenti segreti. Ah, sì? Credevo che esistessero solo nei romanzi. Anche nella vita. L'unica differenza è che invece di chiamarsi la stravaganza 007 hanno degli innocui nomi da elenco telefonico. Come Levi, eh? È uno dei tanti. Le dispiace se... se adesso ci spostiamo nel bagno? L'immagine della cronaca nera sono piene di storie del genere. Fulminato nella vasca da bagno da un cortocircuito. Uno legge la notizia e dopo due minuti se l'è belle dimenticata. Quando il rasoio tocca l'acqua, la morte è immediata e assolutamente indolore. E io che continuo a dargli retta. 3 ore al telefono a parlare per convincermi che sono l'unica donna della sua vita. Tieni. Fermo! Capisco perché Levi ci teneva tanto a recuperare l'accendino. Guarda. È l'attentato di Piazza di Spagna. Già, non si è mai scoperto chi ha sparato. Reinhard deve averle scattate per caso, ma invece di consegnarle alla polizia, ha tentato di venderle al miglior offerente. Solo che Pamela gli fregò l'accendino e lui è finito con la faccia dentro un televisore. E adesso che cosa pensi di fare? Non lo so. Ma ho paura che la faccenda non finisca qui. Dietro Levi c'è certamente qualcuno che vuole a tutti i costi negativi. Potrei aprire un'inchiesta. E magari mi becco una bella promozione. O una pugnalata nella schiena. Colt, io ho paura. Dici che una puttana e un piccolo ispettore non ce la fanno contro i servizi segreti. Sì, hai ragione. Ci sbarazziamo del cadavere, dell'accendino e ci dimentichiamo di questa storia. Speriamo che anche loro si dimentichino di noi.
Tu fa sparire la macchina. A lui ci penso io. Ci vediamo da me. Da chi comincia? Da lui o da lei? Cominciamo da lui. Abbiamo perso. Mister! Sì, pronto? Vorrei il proprietario di una berlina bianca che si diverte a inseguire la gente. Gli dica che ho bisogno di parlargli. A proposito di un accendino. D'accordo, tra un'ora. Ciao. Ciao. Che cosa c'è? Qualcosa che fa? No. Ti vedo strano. Solo un po' stanco. Sistemata la macchina? Sì. Ci vorrà del tempo prima che la ritrovino. E il cadavere? Tutto sistemato. Eccoti la chiave. Io è meglio che torno alla centrale.
Ispettore, lei è qui in veste privata o la sua è una missione ufficiale? Lo stabilisca lei. Anch'io sono stato poliziotto e avevo una gran voglia di far carriera. A me non interessa la carriera. Io voglio solo diventare ricco. Immagino che lei abbia in mano l'accendino coi negativi. Diciamo che so dove trovarlo. E ve lo darò in cambio di $1,000,000. In contanti. Bene. Ma una volta che sarà venuto lo scambio, chi mi garantisce che lei non consegni delle copie ai suoi superiori di qui? Oppure, dato che ha un certo debole per i dollari, a qualche mio collega dei servizi americani? Uno, senza i negativi le copie non hanno valore. Possono essere false. Due, non mi interessano i dollari in generale, ma $1,000,000 in particolare. Tre, si deve fidare di me. Lei è decisamente avviato verso una brillante carriera. È quello che mi ero detto anch'io quando sono entrato qui. Dov'è l'accendino? Dove sono i dollari? Ci sono i dollari. C'è anche l'accendino. Vede, Colt, questo genere di trattative sono come una partita a scacchi. Lei finora mi ha tenuto in difesa muovendo con molta accortezza le sue pedine. Ma le partite vanno avanti per ore. E adesso tocca a me muovere. I soldi li avrà quando i negativi saranno nelle mie mani. Lei capisce? Io devo essere sicuro che invece di venderlo a noi, lei non tenti di venderlo all'ambasciata americana. Dopotutto sono loro che stampano i dollari. Esatto. E lei si apposterebbe e mi farebbe la pelle. Oh, no, non io. Per eliminarla potrei rivolgermi a qualche suo collega poliziotto. Già, come Levi. Il problema è che l'ho già ammazzato. Colt, stia attento. Lei vuole vincere questa partita a tutti i costi. Si contenti di un più che onorevole pareggio e le prometto che avrà il suo $1,000,000. Quanto vale la sua parola? Quanto basta perché ottenga i suoi soldi. Ispettore Colt, dove si trova l'accendino? Nella borsetta di una puttana. Ragazzi, hanno fatto una colletta e ti abbiamo comprato un regalo. Buon compleanno, Visone. Grazie. Voi sapete che non valgo molto come oratore. Però vi voglio dire una cosa. Siete delle ragazze veramente meravigliose. Ma adesso basta coi sentimentalismi. Quando siete lì fuori, mettetecela tutta, ragazze. Ricordatevi che Bisone non si vuole ritirare in miseria.
Stia calmo, ispettore. Appena squilla quel telefono, le consegnerò i soldi, eh? Сяв парадки? Да. Ладно. Мое дело. Fine della partita. C'era bisogno di far fuori la ragazza. Ogni gioco ha le sue regole. Nel nostro, la prima regola è mai lasciarsi niente alle spalle. Pronto? Sono io, ho i soldi. Tutto bene? Sì, tutto bene. A parte il fatto di vedere il mio cadavere con un coltello nella schiena. Sbrigati, l'aereo parte tra un'ora. Ci vediamo al parcheggio. Adesso. Dopo lei tocca a lui. Thank you.
che Levi ha stabilito un primato. È morto 3 volte in 24 ore. Sì, in fondo era una brava persona. Se penso che tu volevi far sparire il cadavere. E l'accendino? Quando c'è qualcuno disposto a cacciare il grano, bisogna spremerlo. Nella mia professione è la prima regola. Avete tutti quanti un sacco di regole. A che cosa stai pensando? A niente. Sono solamente 4 giorni che ci conosciamo, ma con tutto quello che ci è capitato, a me sembrano 4 anni. Ti sei già stufata di me? No, ma che dici? Se fossi stufa, adesso non scapperei con te. Con me o con i dollari? E che differenza vuoi che faccia? Mi occupo io dei biglietti. Tu nascondi la macchina. Presto, l'aereo sta per partire. Grazie. Sono in partenza per Hong Kong. Lei ha visto... Mi scusi un secondo. Pronto? Sì? Sì. Credo che sia per lei. Pronto? Colt, ma dove sei? Con un piede sull'aereo. Non cercare di corrermi dietro, ho già detto alla dogana di trattenerti per accertamenti. Sai, mi sono detto, Colt, qui hanno tutti un sacco di regole tranne te. Perché non provi a cercartene una? E l'ho trovata. Parto da solo con tutti i soldi. Tirare pistolettate in cambio di 1 milione al mese mi ha insegnato a non essere troppo generoso. Segui il mio consiglio, mister. Continua a farti pagare dai uomini. Perché sono dei gran figli di puttana. Addio, tesoro. Ai suoi ordini, mister. Ha già scelto una delle ragazze? No, no. Vorrei quella là. Perché no? Hotel Peninsula, camera 809. Ok. Thank you.
Salve. Sei deluso? No, no, diciamo sorpreso. Io aspettavo una con gli occhi un po' più a mandorla. Non verrà. C'è lo sciopero dei risciò. Come sei gentile. Mi hai riportato la pistola. Ti sbagli. Ah, capisco. Sei venuta per i soldi. Non mi piace prendere fregature. In genere sono io a darle. Siediti. Su. Coraggio. Che vuoi fare, ammazzarmi? Possiamo sempre fare metà per uno. Come al solito non capisci niente. Non sono venuta per i soldi. E per cosa? Spoglia. Perché ho detto spogliati. Che cosa vuoi? Ho voglia di essere baciata. Room service. Qui è la camera 809. Comandi, cosa desidera? Non lo so, qualche specialità cinese e molto champagne. Ti tratti piuttosto bene. Sono un uomo ricco. Lo so. Molto ricco. Sei venuta per me o per i soldi? Me l'hai già chiesto una volta. Che differenza vuoi che faccia? Sì? La colazione, signore. Avanti. Mi ci è voluto un bel po' di tempo per trovarvi. Ma in questo lavoro basta avere pazienza. Mai lasciarsi niente alle spalle. Non è così, Iranov? Bravo. Vedo che hai imparato la lezione a memoria. Ma perché vuole ucciderci? Non ha già avuto quello che voleva. I miei superiori, forse, ma non io. Dove sono i soldi? Vedo che anche tu hai imparato la lezione. Certo, perché no? I dollari sono meglio dei rubli. Mi dispiace, i miei piani per il futuro non prevedono soci. Dove sono i soldi? Fermo!